Bentornati ad Occhio alla Doppia, un saluto a tutti gli amici di Parlando di Sport. Oggi siamo qui con Alessia, Sara. Iniziamo. Soprannome. Gwen. Pongo. Età. 21. Non dico 25, 24 ancora. Quanto sei alta? 1,74. Anch'io. Da dove vieni? Roteglia. Sassuolo. Cosa studi? Che Lingue e culture europee. lavoro fai? Che La fisioterapista. sport fai? Dove Pallavolo. Pallavolo. giochi? A Magreta. Mitico Magreta Volley. Categoria? Serie C. Serie C. Chi è il capitano della squadra? Lei. Come ti senti a ricoprire questo ruolo? Allora, sinceramente, io mi sento esattamente come le altre, anzi, cioè, ho un motivo in più per stargli a testa bassa e lavorare, quindi altro che capitano, cioè, al massimo due parole in più di sicurezza se c'è bisogno, ma il resto, capitano, no. Ruolo hai? Centrale. Domanda di riserva, un jolly. Quel che serve faccio, teoricamente opposto. Ho Quale ruolo facevi prima? sempre fatto il centrale. Facevo il centrale. A quanti anni hai iniziato a giocare? Ho iniziato a 5 anni, a 8. Cos'è per te la pallavolo? Una valvola di sfogo, diciamo, un po' il luogo, la seconda famiglia dove mi trovo molto bene e riesco a esprimermi al meglio. Ah, più o meno lo stesso, se non faccio allenamento mi sento un po' vuota, non so più cosa fare, quindi vado, mi diverto e mi sfogo. Come ti trovi con le tue compagne di squadra? Quest'anno abbiamo un bel gruppo, mi trovo molto bene, le ragazze siamo tutte abbastanza unite, quindi direi veramente, veramente bene. Mi trovo abbastanza bene, poi io essendo la più grande, non diciamo vecchia, sento un po' la differenza con alcune, però ci siamo, un bel gruppo. Con chi è legato di più? Ecco, ci sono tante persone, diciamo, nella squadra con le quali ho legato, però la persona che proprio mi accompagna da 3 anni è esattamente la Pongo, la Sara. Con questa qua, che purtroppo me la ritrovo sempre accollata e mi seguo ovunque, niente. Cosa ti piace di più del tuo sport? Beh, diciamo che quando entro in campo è un'emozione, se no anche il mio angolino è comunque un bel luogo. Allora, mi piace essere in tante e supportarci a vicenda e poi che insegna sempre qualcosa, nonostante si giochi da tanti anni c'è sempre qualcosa da imparare. Descriviti in tre parole come sportiva. Allora, questa è una bella domanda. Beh, sicuramente trascinatrice, perché quello me lo dico da sola, sono un po', non so, esuberante in campo e quindi mi dicono tutti che riesco a trasmettere bene la voglia di fare. Sicuramente è una persona che non si arrende perché nonostante i vari anni anche passati, diciamo, di gavetta, sono ancora qui che ci provo. E poi niente, tre parole, tre sono tante. E la terza parola, una giocatrice Determinata. determinata e anche un po' cattivella. Allora, io direi costante perché non ho dei gran picchi, ma sono sempre lì, quindi forse anche una sicurezza, un punto di tranquillità in campo, ecco. Descrivi Pongo in tre parole. Ma a livello di giocatrice, Pongo è, come ha detto lei, è veramente una certezza, perché in campo tante volte si cerca proprio il suo sguardo per essere tranquille e certe del fatto che si sta facendo la cosa giusta e sta andando tutto bene. Sicuramente è molto 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 determinata perché nelle sue cose cerca sempre di farle nel modo giusto, di farle al meglio e poi dopo è non so come definirlo, un punto di riferimento proprio, un costante, un punto di riferimento. Sono stata un po' ripetitiva, ma il concetto è quello. Descrivi Ale. Allora, Ale è carica, c'è cioè una molla proprio, incontenibile direi, perché a volte anche troppo bisogna tenerla un attimo a freno perché parte per la tangente. E direi anche parecchio sicura di sé, di quello che sa fare in realtà, anche se non sembra, ogni tanto va in crisi, ma in realtà quando c'è e lo fa vedere, sicuramente. Tasto dolente, infortuni? Infortuni tanti, all'attivo ne abbiamo tanti, tra menisco, i gomiti, le caviglie,
e la spalla, quindi sì, insomma, ce n'è proprio per tutti i gusti. Da rottamare. Per te? No, in realtà faccio le corna perché un paio di dita fratturate, ma niente di che, e l'unico mio problema ogni tanto è la schiena che ciclicamente mi lascia un po' come le vecchie, ferma, immobile, 3 giorni così, ma vabbè. Chi fa più casino nello spogliatoio? Mi duole dirlo, ma sicuramente non sono io. Assolutamente lei. Chi prende più cartellini? Ecco, io uno ce l'ho, però diciamo che all'interno della squadra abbiamo un palleggio bello carico, un palleggio bello, bello storico. Sì, esatto, tolta la nostra mitica palleggiatrice, ciao Anna, che grazie per le tue perle, direi lei. Chi fa più muri? Chi fa più muri è una bella lotta, perché comunque siamo tutte abbastanza brave, l'unico problema è che io non gioco. Allora, adesso che siamo tutte e due abbastanza brave, io ho dei dubbi perché il mio muro è un po' inguardabile, efficace però inguardabile. Diciamo che sì, guardiamo anche tutti gli allenamenti, decisamente lei, però va così. Chi fa più paste? Chi fa più paste? Io ne faccio alcune, perché comunque ogni tanto la battuta, me lo dice sempre il mio dirigente, batti sicuro, ma mi piace rischiarla e quindi tante volte mi tocca portare da mangiare. Mi sa sempre lei, perché... È vero, purtroppo è così, Ale, ti tocca. Esatto, io sono sicura, tranquilla. Racconta un aneddoto di spogliatoio. Ecco, sì, nello spogliatoio ci sono molte cose da raccontare. Sicuramente la più divertente è il fatto che il nostro spogliatoio è un po' come il triangolo delle Bermuda. Tutto ciò che entra inspiegabilmente sparisce. Tra ginocchiere, diffusori, felpe e quant'altro non si sa veramente cosa portare e cosa fidarsi a lasciare dentro. E allora, il resto è un po' censurabile in realtà, quindi ho paura di quel che potrei dire. Diciamo che dico solo che siamo delle gran chiacchierone e le lamente le girano bene. Anche le imitazioni di qualcuno della dirigenza ci vengono proprio bene, ma è meglio non dire. Censurato. E invece, se non avessi giocato a pallavolo, quale altro sport avresti fatto? Allora, diciamo che ho la passione per lo sci, quindi probabilmente avrei scelto di intraprendere la carriera sciistica, un po' seguendo anche le orme di mio papà, quindi avrei fatto quello. Io, nonostante la mia altezza, direi basket, senza ombra di dubbio. C'ho questa vena ogni tanto, il carrello mi piace molto, il carrello dei palloni soprattutto. E se invece non fossi stata centrale? Vi suonerà strano, ma vorrei fare il libero. Credo di essere l'unico centrale che preferisce difendere rispetto che attaccare, però nonostante l'anomalia, quello sarebbe il mio sogno. E, più o meno la mia stessa risposta, ma perché io ormai li ho fatti tutti i ruoli, manca solo quello, a parte il palleggiatore, ma quello proprio non è meglio di no per tutti, quindi direi libero. Qual è il tuo numero di maglia? Sono il numero 9. 4. Perché lo hai scelto? Perché da bambina avevo questa fissa malsana per Zaitsev e quindi insomma il 9 ha sempre etichettato, insomma mi ha accompagnata in tutti questi anni. Perché con mio padre si è sempre stato un po' in competizione sull'argomento sport e un po' per sfidarlo, un po' per renderlo orgoglioso ho scelto il 4 che era esattamente la metà del suo numero storico negli sport. Qual è la vittoria più bella? E allora la vittoria più bella è sicuramente il derby dell'anno scorso, scusate per il dissing ma contro il Corlo, l'anno scorso abbiamo vinto e quindi quella per me è stata proprio la vittoria migliore. Ma di partite belle ne abbiamo fatte come tante anche brutte a dire il vero, le belle sicuramente sono state quelle in cui abbiamo lottato un po' contro squadre che ci stavano un po', non dico dove, e anche quelle che sembravano date per perse, invece abbiamo fatto dei recuperi incredibili. Una in particolare, adesso non saprei quale dire, a me è piaciuta molto anche quella della scorsa settimana, a dire il vero, perché ci siamo tirate fuori da una crisi incredibile, quindi speriamo ce ne siano altrettante di belle. La sconfitta più brutta? Sembrerò ripetitiva, ma quella di quest'anno contro il Corlo, perché se l'anno scorso le abbiamo date, quest'anno le abbiamo prese, e quindi niente, speriamo di rifarci al ritorno. Anche ripetitiva, l'andata contro la squadra con cui abbiamo fatto la partita venerdì scorso, perché è stata una roba indecente, cioè irriconoscibili, proprio veramente. Meglio non descriverla. Preferisci la pallavolo femminile o maschile? Allora, sicuramente da guardare la maschile. Maschile. Non chiediamo il perché.
Per quale squadra tifi? Ovviamente per il Modena. Modena. E il tuo giocatore preferito? Anzani. Allora, fino a qualche anno fa avevo una fissa incredibile con Kaczynski, questa cosa me la porto quando ero piccola, adesso diciamo anche Savani, dai, un italiano ce lo metto in mezzo. Sono ancora io, guardo ancora quelli più vecchi, qua passiamo già ai giovani. Se fossi una giocatrice di Serie A, dove vorresti giocare? Direi nella Canavi Coperture, che è lì a Sassuolo. Ho visto un po' crescere questa squadra, sono molto molto orgogliosa delle ragazze che hanno fatto un lavoro secondo me stupendo, ne conosco anche alcune, quindi credo che mi troverai molto molto bene ad andare a giocare lì. Io non ho una squadra preferita nel femminile, ho più che altro una giocatrice con cui vorrei giocare assolutamente se potessi in Serie A, che è Miriam Silla, cioè per me deve essere una cosa incredibile giocare con lei, quindi direi ovunque sia lei. Voi, oltre a essere compagne di squadra, siete anche amiche. Dunque, chi è la più ordinata? Pongo. Assolutamente io. La più festaiola? Io. Lei. Chi fa più stragi di cuori? Questo non lo so, non lo so. Tutte e due, diciamo. Se lei non fosse fidanzata, probabilmente ci sarebbe un po' più di competizione, ma così sono io. Fa la modesta, ma in realtà anche quando non ero fidanzata, se non lo sarò più, cioè lei non si batte, è una roba incredibile, magnetica. Chi dà più due di picche? Pongo, decisamente lei. Sì, mi sa che sono io, sono un po' difficile, mi dispiace. Avete legato subito? Diciamo subito è una parola un po' grossa, nel senso all'inizio c'è stato un po' quel guardarsi in modo strano, poi in realtà è venuto tutto molto naturale e adesso ce l'ho sempre dietro. Siamo due persone molto diverse, quindi all'inizio sì, dovevamo un po' calibrarci e capirci, poi conoscendoci meglio abbiamo capito che l'essere così diversi in realtà ci aiutava a vicenda per molti versi, quindi ci è voluto un attimo, ma dopo siamo partite subito a mille. Come descriveresti Pongo al di fuori del campo? Al di fuori del campo la definirei testarda, mangiona, perché nel senso la cosa che ci piace di più fare in realtà è mangiare, e però soprattutto anche molto molto dolce, carina, quindi tanto di cappello. Allora, io userei come prima parola esuberante, assolutamente chiacchierona, però sotto sotto è anche molto dolce, anche se non lo vuole far vedere, è così. Cosa invidia Pongo? Gli occhi azzurri. Cosa invidia Dalle? Assolutamente l'esuberanza e il circondarsi di così tanta gente in così poco tempo e far conoscenza così facilmente, sicuramente. Cosa le invidi? Gli occhi azzurri. L'ho già fatta. Un suo difetto? Oddio, un suo difetto è che magari tante volte è molto 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 testarda su alcune cose, però a parte quello, perfetta. Che ruffiana, ecco, questo è un difetto, è un po' ruffiana in realtà. No, anche lei, quando prende un dritto è quella, cioè non si può parlare, provare a farla ragionare, cioè è quello, punto, non ascolta più nessuno. Una cosa che non le hai mai detto? Fatti una lampada. Mi stai antipatica, non ti voglio più parlare. Questo è quello che non ti ho mai detto e te lo dico adesso. Nel tempo libero cosa fai? Allora, a parte il fatto che, sfatiamo questo mito, il tempo libero non esiste, perché non so voi, ma io ne ho veramente poco. Però appena un attimo mi piace scrivere, quindi mi metto lì col mio taccuino e scrivo qualche cosa, oppure uscire, cercare di svagarmi per quanto possibile. Allora, il mio tempo libero. Me lo sono riempito un po' con palestra e una squadra di misto con cui mi diverto tantissimo. E poi in realtà quando ho poco tempo libero mi accascio sul divano e non mi tiro più su, quindi direi dormire. E poi quando trovo l'energia esco anch'io e cerco un po' di divertirmi come posso. Dolce o salato? Salato. Salato. Vino o superalcolico? Vino. Vino. Nord o sud? Nord. Nord. Siamo un po' ripetitive però. Non so, vabbè. Pizza o gelato? Pizza. Pizza. Film o serie TV? Serie TV. Serie TV, anche se alcuni film sono sacri. Caldo o freddo? Ecco, io sono una persona, diciamo, da caldo, nonostante non disdegni neanche l'inverno, ma caldo. Freddo e direi che si veda. Pongo, tu fai la fisio, quindi hai mai massaggiato compagne di squadra?
Sì, ogni tanto faccio finta di niente quando me lo chiedono, così se lo scordano non lo devo fare, però capita. E poi domande migliori è: ma Pongo, non è che mi guardi coso qui? E qui lì scatta proprio il toto scommesse e mi devo un po' sbizzarrire, ma ogni tanto capita. E qualcuna se ne è mai approfittata? E soprattutto un paio che non nomino mi hanno dato un po' da fare, nel senso che appena c'è qualcosa chiedono, però hanno capito che divido molto pallavolo e lavoro, quindi ultimamente sono un po' più carine, dai. Invece tu, Ale, so che imiti molto bene Belen, quindi faccio un po' vedere. Ma non è assolutamente vero questa cosa, perché non l'ho mai detto, non l'ho mai fatto. Questo me lo chiedi così, non mi viene. Mi sta venendo? Sta venendo bene? Perché non me ne rendo mai conto quando faccio queste cose. Fammi l'espressione che hai quando attacchi. Allora, io non me ne rendo conto. I miei amici del misto, prendendomi in giro, mi dicono che faccio la faccia cattiva. Non lo so. Tocca a te. E quando attacco tendenzialmente chiudo gli occhi perché non so dove tiro, però quindi probabilmente sono un po' d'occhi chiusi e la lingua ce l'ho sempre fuori, quindi sono tipo, ma è bruttissima. Salutaci imitando Alle. Ciao! Imitando Pongo. Ciao a tutti, un bacino. Ciao a tutti, alla prossima.